Daniele Sorrento. Tommaso Bello. Professione. Praticante avvocato. Studente, barista e fondatore e proprietario di una rivista sociopolitico-culturale. Hobby. Il calcio. Musica, calcio, libri e teatro. Sei credente? Sì. Poco. Ti sei candidato perché? C'è una diffusa e generalizzata critica nei confronti dei giovani e della loro partecipazione alla vita politica. Siccome la ritengo una critica ingenerosa, voglio comunque offrire quello che è il mio contributo. Sono candidato perché sono sceso in campo per i giovani di questo paese, ci ho messo la faccia per loro. Cosa pensi della politica nazionale? La politica nazionale è dello specchio, in sostanza, quella comunale è lo specchio anche di quella nazionale. Ci sono delle oggettive difficoltà ad andare avanti per via di un governo composito e che comunque di una maggioranza che non è piena e che comunque non può governare in maniera chiara il paese. E quindi le difficoltà si protraggono in tutte quante gli strati sociali e in tutta quanta la realtà. Nell'ambito nazionale credo che la politica abbia poca credibilità e quindi deve assolutamente ripartire dai giovani. Cosa pensi della politica a Cervinale? Bene, la politica secondo me è un confronto di proposte. Nel caso in cui diviene un mero scambio di informazioni o comunque di sterili iniziative, poi alla fine decade. È un rapporto complicato perché c'è una casta, un sistema che tiene fuori i giovani e sfrutta solamente per volantinaggio e per organizzazione, però quando si tratta di decidere i giovani non ci sono nei partiti. I giovani e la politica. C'è un significativo squilibrio, nel senso che manca una cultura della politica. Mancando una cultura della politica che è attribuibile comunque ai partiti, i giovani, anche quelli migliori, anche quelli con più qualità, hanno le loro difficoltà a seguire un percorso, un indirizzo politico che abbia poi sia coerente con la realtà locale. La politica cervinare rispecchia un pochettino l'ambito nazionale, quindi assolutamente bisogna ripartire dai giovani. I giovani dell'altra lista. Ti dico la verità, personalmente io non li conosco, nel senso che conosco alcuni componenti, conosco il candidato sindaco Vincenzo Giuliano, conosco Nicola Servodio, conosco Veronica Spiotti, gli altri non li conosco e quindi non posso esprimere giudizi in tal senso. Ma semplicemente soggetti che sono stati messi in lista per un ricambio generazionale che in fondo poi non c'è. Sarai eletto perché? Per la serietà del mio impegno. Sarò eletto perché sono una persona onesta. La prima cosa che farai per i giovani una volta eletto? Beh, le iniziative sono tante, le stiamo affrontando già in campagna elettorale. Ovviamente io mi rendo conto che l'amministrazione di un paese non è individuale, non è una gestione comunque monocratica, ma è collettiva. Pertanto potrò fare quelle che sono le mie proposte confrontandomi poi con le altre posizioni. Voglio intraprendere con loro un percorso di recupero delle zone degradate del paese, dei borghi e ricostruire un'associazione culturale, partire con il teatro. La politica a Cervinare negli anni passati. La politica a Cervinare negli anni passati è stata una politica segnata, perlomeno per quello che mi ricordo io, da tante liti inconcludenti che hanno portato comunque il paese ad avere una oggettiva difficoltà nel fare. È ora che si cambia indirizzo e che la politica sia incanalata in un altro senso e faccia il bene del paese. Una politica fatta di interessi personali. Nel futuro? Nel futuro speriamo di dare un contributo significativo veramente per il mio paese, che è poi la cosa che mi ha spinto a candidarmi. Nel futuro puntare sulla cultura, credere nel valore della legalità e portarla in alto con forza e con coraggio. Effetti della crisi economica a Cervinare? Sono tanti. Oggettivamente non serve essere un economista per capire qual è la reale situazione di difficoltà del nostro paese.
Ovviamente si spera in una ripresa che sia generale e che quindi possa portare beneficio anche a quello che è il nostro paese. Gli effetti sono devastanti, lo sto notando girando per le case, per le strade in questa campagna elettorale. Bisogna ripartire appunto dai giovani, dalle persone più anziane e dare loro una speranza e un futuro per questo paese. I tuoi ideali politici. Ho una tendenza liberale. Legalità, onestà, trasparenza e partecipazione. La tua lista è. La mia lista è esperta, competente e determinata. La mia lista è forte, giovane, determinata. Chi vincerà? Spero noi e credo noi. Perché Credo noi. secondo me è una squadra di alto livello la nostra, competitiva e professionale. Perché abbiamo dato una speranza a questo paese, una speranza che non aveva. I giovani della tua lista. Preparati, professionali, persone serie. Determinati, forti e ambiziosi. Come ti definisci? Pragmatico e decisionista. Sono una persona onesta che scende in campo con la forza della legalità, della determinazione e del coraggio. Crede nella politica, crede nei giovani, crede nella forza del cambiamento tramite la politica della partecipazione. Spero che i cittadini mi diano la possibilità di tramutare le parole in fatti.